Dici sul serio? So che l'ultima volta che è stato usato non è finita bene. Hai un'idea migliore? Qualcuno di voi ce l'ha? Come pensavo? Sto bene. Ma allora t'ha ragione. L'occhio è il nostro solo vantaggio. L'unico modo per trovare Lilith. Non c'è tempo da perdere. Che mi hai fatto. Certamente, figlia dell'odio, con il mio dono potrai affrontare tuo padre. Alla fine torneremo tutti a casa. Prigioniero nella tua stessa mente. Potrei tenerti qui per sempre. Ma ti proporrò un destino diverso. Potresti essere il più grande protettore di Sanctuarium. Ma solo se è una tua scelta. Mi ha indicato una via per la salvezza.
eppure deviate da essa a ogni occasione. La gente si lascia incantare dallo spettacolo. Il mondo visto dagli occhi di un bambino. Ma tu sai. Gli Oradrim conoscono la verità. Sì, ma sono solo custodi del sapere. Non possono fare ciò che effettuano. Figlio mio, mi dispiace. Perfino degli Oradrim. Ma non era neanche nella sua natura essere un pastore. La sua profezia era un avvertimento. Ma invece di usarla per unire Sanctuarium, ha lasciato proliferare il caos. Inaris, Elias, Lorat. Ciascuno desiderava vedere la propria interpretazione nella profezia, ma erano ciechi di fronte alla sua semplice verità. Noi siamo prigionieri dell'eterno conflitto, pedine di angeli e demoni. Farà sempre parte di noi. Dobbiamo combattere per sopravvivere. Umano da parte di Inaris pensare che la profezia riguardasse solo lui. O forse è stata la tua razza a ereditare da lui quella vanità. Beata madre, salvaci. Elias pensava che sarebbe stato lui a salvare Sanctuarium, ma si sbagliava. Dell'essere umano a guidare il gregge degli umani. Tu. Non sono la salvezza di nessuno. Nessun pastore pensa di esserlo. Ma osserva la tua vita. In te la gente vede speranza. L'odio, la distruzione e il terrore sono eterni. Dovremo sempre combatterli, ma possiamo volgere le sorti dell'eterno conflitto a nostro favore. Inizia tutto qui, con l'annientamento di Mefisto, e tu guiderai le battaglie a finire. Prendi soltanto la mia mano, combatti per Sanctuarium. Resterò in disparte. Non ti prenderò mai la mano. Allora questo è il futuro che vi attende. Il portale è la tua La caverna nella montagna.
È qui che Mefisto mi ha trovato. Quale motivo continui ad aiutarmi? Guarda dove siamo. Ti ho salvato in questa triste caverna perché sentivo che eri in grado di eliminare Lilith. E io non desidero altro. Non mentirò. Verrà un momento in cui saremo nemici. Ma... che ti piaccia o no, ora dobbiamo collaborare per sconfiggerla. Guardami negli occhi. La strada è impervia. La mia benedizione ti guiderà. Procedi senza paura. Ti sembrava di aver sentito quel vecchio uomo che si aggirava da queste parti. Seguiresti Mefisto, ma non lui. Sei davvero così sciocco? Non servo né te né lui. Avete il don dell'amore. Deciso, ed è per questo che parli ancora. Non è in grado. Ti seppellirò in quest'incubo finché non implorerai di morire. Non penso.
pensarci nemmeno a seppellirmi qui, bastardo. Sono troppo vecchio per trascinarti via di qui. Sposta la mano, fammi vedere. Sono anni che non prendo ordini da te, Lorat. Non vedo perché iniziare ora. Dovevi rivolgerti a me, non alla cattedrale. Ci sarei stato per sostenerti. Lo so. E magari tutto sarebbe andato diversamente con Skosglen e con Yorin. Sarà bastato. Penserà che sia stato abbastanza. Sì, più che abbastanza. Mi dispiace, perdonan. Quel che è fatto. Chi hai visto nell'occhio? Lilith mi ha teso una trappola, ma l'ho vista attraversare un oceano di fuoco per raggiungere il dominio di suo padre. È troppo tardi. Non possiamo arrenderci ora. Abbiamo la pietra. Cosa dovremmo fare? Non lo so, io... Ho sempre pensato che se fossi morto avresti portato tu a termine tutto. Sei sempre stato tu quello più saldo, non io. Fidati del tuo istinto. Ci ha fatto arrivare fin qui.